Ciao Giorgio, ti ho invitato qui nella nostra redazione di Terre Nostre, dico nostra perché collaboriamo con il giornale e tu hai una tua rubrica, perché ho saputo, anche leggendo il giornale appunto, che hai curato una mostra che è stata inaugurata l'11 di maggio e sarà aperta fino al 16 giugno, sulle cartoline, diciamo. Diciamo anche il luogo che è il BAC di Assisi in via del Comune Vecchio, così facilitiamo chi vuole andare a vederlo. Perfetto. Allora io volevo un po' parlare con te per informare anche, diciamo, gli altri appunto su come è stata creata questa mostra, perché è nata È nata da un'idea semplicissima. Da Assisi partono migliaia di cartoline per il resto del mondo. E allora abbiamo detto, perché non farne arrivare alcune? Ovviamente un numero simbolico, qui sono state 85. Queste cartoline però non è che potevano arrivare delle cartoline normali, no? Certo. Abbiamo voluto delle cartoline d'arte. E quindi abbiamo invitato artisti. Le più disparate arti, nel senso pittori, scultori, fotografi, vignettisti, illustratori, stilisti, designer, eccetera, italiani e stranieri, a cimentarsi su una misura 13-18, che è una misura di una cartolina grande, insomma, no? Quindi sono, hai detto, anche scultori Sì, e anche proprio, quindi non si infatti. tratta della No, cartolina come molti possiamo hanno intendere. operato su una cartolina, diciamo, sul cartaceo, tipo una cartolina classica, ma tantissimi, ovviamente per le loro peculiarità, tipo gli scultori così, hanno fatto lavori tridimensionali. Poi, sai, gli artisti è difficile bloccarli in misure Assolutamente. rigide, e quindi gli artisti partono da quella misura, poi esondano e quindi sono venute fuori delle cose bellissime. Anzi, bisogna andarla a vedere per apprezzarle fino in fondo. Assolutamente sì. E diciamo che ci sono, noi abbiamo, leggendo il giornale, abbiamo visto alcune fotografie di alcuni artisti, tra cui anche alcuni che collaborano con noi nel giornale. Io su quello non ero d'accordo, è stato il direttore a voler mettere anche i collaboratori del giornale, forse anche ragione per valorizzarli, però io avrei preferito per non avere, come dire, dei conflitti di interessi. Poi io personalmente ce l'ho tre volte, quattro volte il conflitto di interesse, perché scrivo l'articolo, faccio il curatore, ho una mia opera in mostra, quindi è un disastro. E quindi avrei preferito, per esempio, che i collaboratori di Terre Nostre non ci fossero, invece vabbè, ci sono e ci stanno anche bene. E quindi, diciamo, sono state messe una ventina di opere di vari artisti. Senti, l'inaugurazione naturalmente ha avuto grande Sì, successo. direi proprio di sì. È stato, quindi c'è stato un bel via vai e Sì, tuttora la mostra è visitata. certo. Alcuni mi chiedono, no, chiedi Sì. a Giorgio se queste opere, queste cartoline, sono in vendita, diciamo, se qualcuno può. Io penso di sì, perlomeno qualcuna sicuramente. Se qualcuno è interessato, casomai lo chiede a Pasquale del BAC oppure lo dice a me, che io contatto l'artista e sento se è Gli disposto. orari naturalmente Gli sono orari sono abbastanza flessibili, sì, quindi. dalla mattina, direi dalle 9 fino a sera, perché poi è un locale, oltre ad essere è un wine bar, oltre ad essere un art gallery, quindi. Sì. Senti, e naturalmente tu parli appunto di artisti italiani e stranieri Sì. e hanno dei linguaggi loro, quindi hanno creato come una rapsodia, no? Come è nata, diciamo, questa idea? Come ti è venuta in mente, oltre certo a pensare a Assisi come una città turistica, no? Ma di raccogliere questi artisti? Beh, sai, gli artisti, adesso io poi anche nella presentazione del catalogo dico sempre che la scelta, ma come da qualsiasi parte, è una scelta magari anche criticabile, perché ovviamente come si fa in questi casi a essere obiettivi in maniera assoluta? Certo. Quindi gli artisti che magari io conosco e apprezzo e stimo, ho invitato appunto, ci sono artisti, come dicevamo appunto, anche di più nazionalità,
anche artisti stranieri che abitano in Italia, oppure due opere sono giunte dagli Stati Uniti, quindi ah, sì, sì. E come hai fatto? Sono degli spediti. Amici? Ah, spediti. No, spedite, per forza. Ecco. Fortunatamente, sei in contatto con loro? Sì, oppure... beh, adesso sono 45 anni che bazzico nel mondo dell'arte, quindi ho una rete di conoscenze, di amicizie, insomma. E quindi, poi, in questo caso, essendo le opere non tanto grandi, no? Ah. È stato facile anche avere opere dalle altre parti d'Italia, perché ci sono artisti invitati, non so, lombardi, altri dell'Emilia Romagna, Lazio, la Campania, quindi insomma, hai preso tutta Italia, e poi qualcuno fuori Italia. Naturalmente questa idea è stata accolta dagli artisti in maniera anche sì, positiva. Devo dire che solo qualcuno per dei problemi tecnici non ha aderito all'invito, ma quasi tutti, insomma. Poi Assisi comunque è una città a livello certo, mondiale, attraente, quindi avrà un seguito questa esposizione, nel senso che da Assisi poi avrà un tour, diciamo, che prevederai, oppure... Beh, insomma, questa è una bella domanda, nel senso che ci abbiamo pensato, perché qualcuno l'aveva richiesta questa mostra in altri posti, però ci si domandava, visto che è stato... diciamo, si è voluta far arrivare ad Assisi delle cartoline dalla città dalla quale partono migliaia di cartoline, quindi difficile spostare la location, capito? Però magari si può andare, non lo so, si fanno partire queste cartoline da Assisi per approdare poi in altre città, oppure proporre la stessa cosa, oppure altre cose, certo. Bene, io ti ringrazio per essere stato qui con me, io ti do un altro appuntamento però, perché sono convinta che farai tante altre cose, perché sei una persona anche dinamica. No? Speriamo, se la salute regge, visto l'età, io spero. Sì. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento. D'accordo, volentieri.